Well,
fatto uno sbaglio che non dovevamo fare, purtroppo. È la tensione della gara di casa. Sì, diciamo di sì, non posso dire altro, ma diciamo di sì. Perché l'ultima postazione, l'ultima, alla prima, alla partenza c'era il tornante e mi è rimasta la terza, io l'ho fatto io terza piano piano. Che si prova a gareggiare in casa? Guarda, è emozionante, emozionante, perché c'è un sacco di gente che paesani, c'è mia moglie, ci sono le mie figlie che stanno venute. E devi fare bene. Quindi bisogna fare bene. Salvo Birilli. Siamo contenti, salvo Birilli, abbiamo fatto 47, salvo Birilli. Quindi ti dovresti classificare al terzo posto assoluto. Lui quanto ha fatto? 44. Il Casillo 45. 45, quindi ha vinto lui. Salvo Birilli, aspettiamo salvo i Birilli. Salvo Birilli. Bene, bene. Dai, Melo, comunque sommato, sei contento. Tutto sommato sono contento perché abbiamo montato un motore originale che quello suo si è rotto 15 giorni fa. Devo ringraziare Rocco Calabro che me l'ha prestato. E adesso glielo devo restituire, per cui non sappiamo adesso come. Rocco, paura per questo tuo motore. Bene, ciao Melo, grazie. Ciao. Primo, secondo e terzo, Carmelo. Allora, terzo posto, Gaetano Rechichi primo, Alfonso Casillo fino all'ultimo, scendendo del suo precedente tempo, ha sperato di sopravanzare Rechichi, però dopo Amendolara, che ha fatto tu l'assoluto, lui ha pareggiato i conti. Ce la potevi fare? Cos'è successo? Va bene così, va bene così. È stata una gara bella, emozionante, recuperata ovviamente insomma in memoria del defunto Pasquale, quale insomma ci teneva tanto a questa gara. Quindi abbiamo presenziato e quella è la cosa più importante. Ci siamo divertiti dopo una giornata che si preannunciava da, diciamo così, da togliere dal carniere, perché era bagnato, era sporco e quant'altro. Si è aggiustata la giornata, salita per salita, insomma, si è riuscito a limare quello che si poteva. L'ultima ho azzardato dove non potevo, ovviamente insomma quello che ho fatto io per ultimo l'hanno fatto loro all'inizio e quindi insomma ci siamo compensati, però va bene così. Gaetano ha affondato la zannata finale, quindi insomma ci sta insomma la sua super vittoria, va bene così, ci siamo divertiti, quella è la cosa importante, alla prossima. Gaetano, quando è che hai capito che stava filando tutto liscio e il tempo sarebbe uscito? Veramente non l'ho proprio capito, perché pensavo che non l'avessimo fatto il tempo. Addirittura. Perché comunque il cambio ancora non gli andava scaldato, entrava e si è forzato con la prima. Sono salito comunque e ero uscito il tempo. Melo, mezzo a questi due leoni, terzo leone. Dai, ho fatto quello che ho potuto, sono contentissimo. Si vede? Sì. Però dai, è stata una bella gara, ci siamo divertiti. Abbiamo onorato la memoria del mio grande amico e quindi ovviamente ringraziamenti all'organizzazione, ringraziamo tutti, anche a Francesco, al fratello e al dottore, tutti i compaesani, diciamo così, dell'organizzazione che si sono cimentati nel pulire, spazzare la strada e quant'altro. Complimenti, hanno fatto un bel lavoro. Bene, grande spettacolo tutte e tre, vi aspetto alla premiazione, grazie. Classe 1004, vittoria indigena, vittoria di casa, vittoria di Bagnara con Carmelo Barbaro. L'anziano che ruggisce ancora, Carmelo. L'anziano che ruggisce ancora, Carmelo, grande. Terzo classificato, l'uomo del mare che è venuto a vincere la sua classe, a prendersi il suo podio in collina, Carmelo Barbaro. Ha affrontato acque e venti che non bastavano i tergicristalli per cacciarla via, ma non ha battuto ciglio nel voler onorare gli amici calabresi, l'amico Pasquale Cambareri, che riscuote in tutti noi tanto affetto, lo riscuoterà sempre. Si è dimostrato un vero amico delle gare calabresi, perché se è vero che gli amici si vedono nel momento del bisogno e nel momento della difficoltà, che tutti noi potremmo stare, in cui tutti noi potremmo stare a casa, invece lui farà 1000 chilometri pur di esserci, e questo gli va dato atto. Secondo classificato allo slalom di Bagnara, il numero 5, Alfonso Casillo.
di lui abbiamo speso sempre tante parole per raccontare tutto quello che è riuscito a vincere, pur venendo da un borgo dove i soldi erano pochi ma la passione era tanta, alimentata in famiglia da un papà, da un nonno, da un fratello, da persone inesauribili che hanno sempre aiutato come hanno potuto il suo talento. Ci ha fatto divertire e si diverte e fa quello che può, e in noi resta sempre il dubbio che con un budget maggiore o una vettura più performante potrebbe fare molto di più, ma ce lo teniamo stretto perché è un orgoglio della Calabria da corsa. Vince lo slalom di Bagnara, il numero 4, Gaetano Recchichi. Pasquale Camarè, sempre.